tre uomini in barca di Geron Kay Geron, provviste valigie. Poi discutemmo la questione alimentare. George disse: cominciamo dalla colazione. George è tanto pratico. Per colazione ci serve una padella. Harris disse che era indigesta, ma lo esortammo a non fare il cretino e George proseguì. Una teiera, un pentolino e un fornello ad alcol denaturato. Niente petrolio, disse George con un'occhiata significativa, e Harris e io approvammo. Una volta ci eravamo portati un fornello a petrolio, mai più. Quella settimana era stata come vivere in un deposito di benzina, trasudava. Non ho mai visto niente che trasudi come l'olio di paraffina. Lo tenevamo a prua e da lì trasudava fino al timone, impregnando tutta la barca e tutto ciò che si trovava sul suo passaggio. Trasudava sul fiume, saturava l'ambiente e viziava l'aria. Talvolta soffiava un vento oleoso da est, altre volte un vento oleoso da nord e magari un vento oleoso da sud. Ma sia che provenisse dalle nevi artiche oppure dalle distese sconfinate del deserto di sabbia, ci giungeva sempre saturo dell'odore di olio di paraffina. E quel petrolio trasudava e guastava il tramonto. Quanto ai chiari di luna puzzavamo di olio di paraffina. A Marlow tentammo di sottrarci a quell'olezzo. Lasciammo la barca vicino al ponte e andammo a passeggiare in città per sfuggirgli, ma ci seguiva. Tutta la città ne era impregnata. Attraversammo il cimitero e sembrava che i defunti fossero stati seppelliti nel petrolio. Il corso puzzava, ci domandammo come facesse la gente a viverci. Camminammo per miglia e miglia diretti a Birmingham, ma fu inutile. La campagna era inzuppata di petrolio. Alla fine di quel viaggio ci riunimmo a mezzanotte in un campo solitario, sotto una quercia schiantata dal fulmine, e pronunciamo un giuramento solenne. Era da un'intera settimana che smoccolavamo su quella storia, forse non da signori, ma la situazione lo richiedeva. Giurammo che non avremmo mai più portato in barca con noi dell'olio di paraffina, tranne, si capisce, in caso di malattia. Perciò questa volta ci limitammo all'alcol denaturato. Anche quello ha le sue controindicazioni. Si mangia torta al denaturato e biscotti al denaturato, ma assunto in larghe dosi, a parità di merito con l'olio di paraffina, l'alcol denaturato è più sano. Sempre per la prima colazione, George propose uova e pancetta, facili a cucinarsi, carne fredda, tè, pane, burro e marmellata. Per colazione disse che avremmo potuto mangiare biscotti, carne fredda, pane, burro e marmellata, ma niente formaggio. Il formaggio, come il petrolio, è troppo invadente. Vuole tutta la barca per sé, travalica il paniere e dà un aroma di formaggio a tutto il resto. Non sapete più se state mangiando torta di mele o wurster o fragole alla panna. Tutto sembra formaggio, tutto sa di formaggio. Ricordo che un mio amico comprò un giorno un paio di formaggi a Liverpool. Erano formaggi magnifici, stagionati e saporiti, con un odore della forza di 200 cavalli che si poteva percepire a 3 miglia di distanza, capace di stendere un uomo a 200 yarde. In quel tempo mi trovavo a Liverpool e il mio amico mi chiese se non mi dispiaceva di portargli i formaggi a Londra, dato che lui non sarebbe rientrato ancora per un giorno o due e riteneva che i formaggi non si sarebbero mantenuti molto più a lungo. «Oh, con piacere, amico mio», risposi, «con vero piacere». Passai a ritirare i formaggi e me li portai via in carrozza. Questa era un aggeggio sgangherato, trainato da una creatura inetta, bolsa e sonnambula, che il suo proprietario, in un momento di entusiasmo durante la conversazione, chiamò cavallo. Sistemai i formaggi sul tetto e partimmo a un'andatura che avrebbe fatto onore al più veloce compressore stradale mai costruito, e proseguimmo con un'allegria da campana funebre fino a quando dovemmo svoltare. Allora il vento portò una refola di formaggio che investì in pieno il nostro destriero. Questo lo risvegliò e lo fece schizzare con uno sbuffo di terrore alla velocità di 3 miglia orarie. Il vento continuava a soffiare nella sua direzione e prima che arrivassimo in fondo alla strada, eccolo già lanciato sulle 4 miglia all'ora, lasciando gli storpi e le vecchie grasse a una distanza incalcolabile. Ci vollero 2 facchini oltre al conducente per tenerlo quando fummo alla stazione, e non credo che ce l'avrebbero fatta se uno non avesse avuto la presenza di spirito di mettergli un fazzoletto sul naso e di dare fuoco a un pezzo di carta da pacchi. Presi il biglietto e marciai fieramente verso la banchina con i miei formaggi e la gente che si scansava rispettosa ai lati. Il treno era affollato e dovetti accomodarmi in uno scompartimento dove già si trovavano altre 7 persone. Un vecchio signore stizzoso protestò, ma io entrai lo stesso e sistemai i formaggi sulla rete. Mi infilai e con un sorriso amabile dissi che faceva caldo. Passò qualche minuto, poi il vecchio signore cominciò a dare segni di irrequietezza. «Qui dentro si soffoca», disse. «È piuttosto opprimente», disse un uomo che gli sedeva accanto. Entrambi cominciarono ad annusare e alla terza fiutata lo inalarono fino ai polmoni. Si alzarono e uscirono senza una parola. Poi si alzò una signora grassa dicendo che era una vergogna che una rispettabile donna sposata venisse infastidita in quel modo e, raccolta una valigia e 8 pacchetti, se ne andò.
I rimanenti quattro passeggeri rimasero a sedere per un po', finché un tale, dall'aria solenne che stava in un angolo e che dall'abito e dall'aspetto generale sembrava appartenere alla categoria degli impresari delle pompe funebri, disse che quella roba gli ricordava l'odore di bambino morto. Allora gli altri tre passeggeri tentarono di uscire dalla porta simultaneamente e si fecero male. Sorrisi al signore in nero e dissi che pensavo avremmo avuto tutto lo scompartimento per noi. Lui rise gaiamente e disse che certa gente faceva un gran chiasso per un non nulla. Ma dopo che fummo partiti divenne stranamente depresso. Così, arrivati a Crewe, lo invitai a bere qualcosa. Accettò e, fendendo la folla, raggiungemmo il bar, dove gridammo, pestammo i piedi e agitammo gli ombrelli per un quarto d'ora. Infine arrivò una signorina che ci domandò se desideravamo qualcosa. «Che prende?» domandai al mio compagno. «Mezza corona di brandy liscio, signorina, per piacere», rispose quello. Beve e se ne andò zitto zitto in un altro scompartimento, cosa che mi parve una meschinità. Da Crewe in poi ebbi lo scompartimento tutto per me, sebbene il treno fosse affollato. A ogni fermata la gente, vedendo che il mio scompartimento era vuoto, partiva alla carica. «Qui, Mary, vieni, c'è un sacco di posto!» «Benissimo, Tom, mettiamoci qui!» gridavano. E arrivavano di corsa, portavano pesanti valigie, azzuffandosi davanti allo sportello per entrare per primi. Poi uno apriva, saliva i gradini e ricadeva, barcollando fra le braccia del viaggiatore che gli stava alle spalle. Tutti quelli che entravano, dopo un'annusata, schizzavano negli altri scompartimenti o pagavano la differenza per passare in prima classe. Dalla stazione di Houston portai i formaggi a casa del mio amico. Quando sua moglie entrò nella stanza, fiutò per un istante, poi disse: «Che cosa c'è? Sono pronta al peggio». Risposi: «Sono formaggi, Tom li ha comprati a Liverpool e mi ha pregato di portarglieli». E aggiunsi che speravo lei si rendesse conto che io non c'entravo niente. Lei dichiarò che ne era certa, ma che ne avrebbe parlato a Tom al suo ritorno. Il mio amico fu trattenuto a Liverpool più del previsto. 3 giorni dopo, siccome non era ancora ritornato, sua moglie venne da me. Mi domandò: «Che cosa ha detto Tom riguardo a quei formaggi?» Risposi che mi aveva raccomandato di farli mettere in un luogo umido e che nessuno li toccasse. Lei disse: «Non è probabile che qualcuno li tocchi. Tom li aveva annusati?» Risposi che credevo di sì e aggiunsi che mi era parso che ci tenesse molto. «Crede che gli dispiacerebbe», chiese lei, «se dessi una sovrana a qualcuno per portarli via e seppellirli?» Risposi che pensavo che non avrebbe sorriso mai più. Le venne un'idea, disse: «Le dispiacerebbe custodirli per lui? Mi permette di mandarglieli a casa?» «Signora», replicai, «per quanto mi riguarda, l'odore del formaggio mi piace e ricorderò sempre il viaggio che ho fatto l'altro giorno come la felice conclusione di una piacevole vacanza. Ma a questo mondo si deve pensare agli altri. La signora sotto il cui tetto ho l'onore di abitare è vedova e, per quanto ne so, forse anche orfana. Ella nutre una forte, direi quasi un'eloquente avversione per quelli che definisce soprusi. L'istinto mi suggerisce che considererebbe la presenza in casa sua dei formaggi di suo marito, appunto, alla stregua di un sopruso. E non si è mai detto che io commetta un sopruso contro una vedova e un'orfana». «Va bene, allora», disse la moglie del mio amico, alzandosi. «Tutto quello che ho da dire è che prenderò i bambini e andrò in albergo finché quei formaggi non saranno stati mangiati. Mi rifiuto di vivere con loro». Mantenne la parola, lasciando la casa nelle mani della cameriera, la quale, quando le domandarono se riuscisse a sopportare l'odore, domandò: «Quale odore?» E che, quando venne condotta vicino ai formaggi e esortata ad annusare forte, dichiarò che percepiva un lieve aroma di melone. Da ciò si dedusse che quell'atmosfera avrebbe potuto recarle ben poco danno e fu lasciata lì. Il conto dell'albergo salì a 15 guinee. Il mio amico, a conti fatti, calcolò che i formaggi gli erano costati 8 sterline e 6 pence la libra. Disse che adorava mangiarsi un pezzetto di formaggio ogni tanto, ma che non poteva permetterselo. Perciò deliberò di sbarazzarsene. Li gettò in un canale, ma dovette ripescarli perché i barcaioli protestavano. Dicevano che la puzza li stordiva. Dopodiché, in una notte buia, andò a lasciarli nella camera ardente della parrocchia, ma il becchino li scoprì e fece un sacco di storie. Disse che era un complotto per togliergli il lavoro, facendo resuscitare i morti. Alla fine il mio amico se ne liberò, trasportandoli in una città di mare e seppellendoli sulla spiaggia. Questo diede una notevole fama alla località. I visitatori dicevano che non avevano mai notato prima quanto l'aria fosse balsamica e per anni gli ammalati di petto e di tubercolosi vi accorsero numerosi. Per quanto mi piaccia il formaggio, riconosco dunque che George aveva ragione suggerendo di non portarsene. «Rinunceremo al tè», disse George, e Harry fece un muso lungo. «Ma faremo un gagliardo, eccellente, sostanzioso pasto alle 7, che varrà come pranzo, tè e cena tutti insieme».
Harry si recuperò il sorriso. George suggerì pasticci di carne e crostate, carne fredda, pomodori, frutta secca e verdure. Per bere scegliamo un certo fantastico preparato appiccicoso di Harris che si mescolava con l'acqua e si chiamava limonata, molto tè e una bottiglia di whisky per il caso, come disse George, che ci ribaltassimo. Mi pareva che George battesse un po' troppo sul tasto del naufragio, mi pareva lo spirito sbagliato con cui intraprendere il viaggio. Ma facciamo bene a prendere il whisky, non portammo né vino né birra. È un errore portarseli dietro sul fiume, danno sonnolenza e pesantezza. Un bicchiere la sera quando si fa un giretto in città e si dà un'occhiata alle ragazze, può andar bene. Ma non bisogna bere quando il sole vi arde sulla testa e quando vi aspetta del duro lavoro. Compilammo una lista di roba da portare via e prima che quella sera ci separassimo era diventata piuttosto lunga. Il giorno seguente, che era venerdì, radunammo tutte le nostre cose e ci vedemmo la sera per preparare i bagagli. Avevamo un valigione per gli indumenti, nonché due per le vettovaglie e gli utensili di cucina. Spostammo il tavolo accanto alla finestra, ammucchiamo tutto in un cumulo in mezzo alla stanza e vi sedemmo attorno guardandolo. Dissi che le valigie le avrei fatte io. Sono sempre stato orgoglioso di come faccio le valigie e una delle tante cose in cui mi sento di saperne molto di più di qualunque altro essere vivente. Io stesso a volte mi stupisco di quante numerose siano queste cose. Lo feci capire a George e a Harris, cui dissi che avrebbero fatto meglio a lasciare che me ne occupassi io. Accettarono la proposta con una prontezza che aveva qualcosa di incredibile. George caricò la pipa e sprofondò nella poltrona. Harris si sedette sul tavolo con le gambe incrociate e accese un sigaro. Non era proprio quello che intendevo. Intendevo naturalmente che avrei diretto le operazioni e che Harris e George avrebbero dovuto darsi da fare sotto le mie direttive. Io li avrei spinti da parte di quando in quando con un «Oh, guarda qui, lascia, faccio io!» Ecco, non era difficile, insegnando loro a tutti gli effetti come si faceva. Il fatto che la prendessero in quel modo mi irritò. Niente, mi irrita come vedere delle persone che stanno sedute senza fare niente mentre io lavoro. Una volta vivevo con un tipo che mi faceva sempre imbestialire con questo sistema. Si sdraiava sul divano e stava a guardarmi per ore e ore mentre facevo le cose. Mi seguiva con gli occhi per la stanza dovunque andassi. Diceva che gli faceva bene assistere alle mie manovre. Diceva che quello spettacolo gli faceva sentire come la vita non fosse solo un sogno ozioso segnato da grandi sbadigli, ma una nobile impresa colma di doveri e di strenuo lavoro. Diceva che spesso si domandava come avesse potuto vivere prima di conoscere me, senza avere nessuno da guardare mentre lavorava. Io non sono così, non riesco a starmene fermo a guardare un altro che sgobba e si affanna. Io voglio alzarmi e sovrintendere e aggirarmi con le mani in tasca dicendo all'altro che cosa fare. È la mia natura energica, non ci posso fare niente. Tuttavia non dissi nulla e cominciai a fare le valigie. Il lavoro si dimostrò più lungo di quanto avessi previsto, ma finalmente riempii il valigione, mi ci sedetti sopra e lo chiusi. «Gli stivali non ce li metti?» domandò Harris. Mi voltai e constatai che li avevo dimenticati. Era proprio da Harris. Mai avrebbe detto una sola parola prima che io avessi chiuso la valigia e tirato la cinghia, naturalmente. E George rise, scoppiò in una di quelle sue risate irritanti, insensate, stupide e sgangherate. «Mi fanno uscire di senno!» Riaprì la valigia e ci infilai gli stivali. Poi, quando stavo per chiuderla, mi balenò un orribile pensiero. «Ci avevo messo lo spazzolino da denti?» «Non so come sia, ma non so mai se ho messo lo spazzolino da denti in valigia.» Il mio spazzolino da denti è una cosa che quando viaggio mi ossessiona e mi avvelena l'esistenza. Sogno di non averlo messo in valigia, mi sveglio sudando freddo e mi alzo per cercarlo. E al mattino lo ripongo prima di averlo usato e devo disfare la valigia per prenderlo. Ed è sempre l'ultima cosa che riesco a estrarre. E poi richiudo tutto e me lo dimentico e all'ultimo momento devo precipitarmi su per le scale a prenderlo e arrivo alla stazione portandolo nel taschino avvolto in un fazzoletto. Naturalmente anche quella volta dovetti tirare fuori ogni singolo oggetto e non lo trovai. Buttai tutto per aria finché ogni cosa non si trovò nello stato in cui doveva essere, prima della creazione del mondo, quando regnava il caos. Naturalmente trovai 18 volte consecutive lo spazzolino di George e quello di Harris, ma non il mio. Riposi le cose ad una, tirando sulla roba e scuotendola. Poi lo trovai infilato in uno stivale. Ancora una volta riempì la valigia. Quando ebbe finito, George mi domandò se avevo messo dentro il sapone. Gli risposi che non mi importava un fico secco se il sapone non c'era o non c'era. Sbattei giù il coperchio della valigia e tirai le cinghie, ma scoprì che avevo imballato col resto la borsa del tabacco e dovetti riaprire la valigia. La chiusura definitiva avvenne alle 22:05 e c'era ancora da riempire le ceste. Harris disse che siccome dovevamo partire di lì fra meno di 12 ore, era meglio che lui e George facessero il resto. Io approvai e mi sedetti e loro entrarono in azione. Cominciarono a cuor leggero, con l'evidente intenzione di mostrarmi come si doveva fare. Non mi produssi in alcun commento, mi limitai ad aspettare.
Il giorno in cui impiccheranno George, il peggior confezionatore di valigie sarà Harris. Guardai le pile di piatti e di tazze, pentolini, bottiglie, barattoli, crostate, fornelli, torte, pomodori e così via, e sentii che presto la faccenda sarebbe diventata eccitante. Così fu. Cominciarono col rompere una tazza. Fu la prima cosa che fecero, tanto per mostrare cosa potevano fare e per tenere desto l'interesse. Poi Harry si ripose un barattolo di confettura di fragole sopra un pomodoro e lo schiacciò, e dovettero eliminarlo raccogliendolo con un cucchiaino. E poi fu la volta di George, che calpestò il burro. Non dissi niente, ma seguitando a guardarli mi feci più da presso, andando a sedermi sul bordo del tavolo. Questo li irritò più di qualsiasi commento, lo sentivo, li rendeva tesi e nervosi, si mettevano la roba sotto i piedi, si appoggiavano le cose dietro le spalle per poi non ritrovarle più quando le volevano. Collocarono le crostate sul fondo e ci misero sopra oggetti pesanti che le schiacciarono. Rovesciarono il sale sopra ogni cosa, per tacerne del burro. Non ho mai visto due uomini combinare più di George e Harris con un pezzo di burro da una sterlina e due pence. Dopo che George se lo fu staccato da una pantofola, tentarono di metterlo nel pentolino. Non ci entrava, ma quello che c'entrò non ne usciva più. Alla fine riuscirono a estrarlo e lo posarono su una sedia. Harris ci si sedette sopra e il burro gli si appiccicò addosso e loro presero a cercarlo per tutta la stanza. «Giurerei di averlo messo su quella sedia», disse George fissando il sedile vuoto. «Ti ho visto io metterlo lì non più di un minuto fa», disse Harris. Poi ricominciarono a girare per la stanza alla sua ricerca, si rincontrarono al centro e si fissarono a vicenda. «È la cosa più incredibile che mi sia capitata», disse George. «Un vero mistero», disse Harris. Allora George passò dietro a Harris e lo vide. «Ecco dove è stato per tutto questo tempo!» esclamò indignato. «Dove?» gridò Harris voltandosi di scatto. «Sta fermo, fammi il piacere!» tuonò George girandosi intorno. Recuperarono il burro e lo sistemarono nella teiera. Naturalmente Montmercy si dava da fare. L'ambizione della vita di Montmercy consiste nello stare fra i piedi e nel farsi maledire per questo. Se riesce a cacciarsi in un posto dove sia particolarmente sgradito e a rendersi molesto a tutto tondo e a far perdere alla gente il lume della ragione e a farsi tirare dietro degli oggetti, allora sente che la sua giornata non è andata sprecata. Il suo più alto ideale e obiettivo consiste nel far inciampare una persona e nel farsi maledire per un'ora. Quando ci riesce diventa così pieno di sé da risultare insopportabile. Montmercy andava a sedersi sugli oggetti proprio quando era il momento di metterli via e agiva sotto la ferma convinzione che ogni qualvolta Harris o George allungavano una mano per prendere qualcosa non valessero altro che il suo naso freddo e umido. Mise una zampa nella marmellata, azzannò i cucchiaini e finse che i limoni fossero topi. Balzando nella cesta ne uccise tre prima che Harris riuscisse a centrarlo con la padella. Harris mi accusò di incoraggiarlo. Non era vero. Un cane come quello non ha bisogno di nessun incoraggiamento. È il peccato originale che si porta dietro fin dalla nascita che lo spinge ad agire così. Il bagaglio fu finito a 00:50. Harris si sedette sulla cesta più grande ed espresse la speranza di non trovare niente di rotto. George disse che se qualcosa si era rotto, la quale riflessione parve rinfrancarlo. Disse anche che era pronto per andarsene a letto. Eravamo tutti pronti per andare a letto. Harris quella notte doveva dormire con noi e salimmo al piano superiore. Tirammo a sorte per i letti e uscì che Harris avrebbe dormito con me. Disse, preferisci l'interno o l'esterno, Jay? Disse che in genere preferivo dormire dentro il letto. Harris disse che la battuta era vecchia. George disse, a che ora vi devo risvegliare, ragazzi? Harris disse, alle 7. Io dissi, no, alle 6, perché volevo scrivere delle lettere. Fra Harris e me scoppiò un piccolo battibecco, ma alla fine arrivammo a un compromesso e ci accordammo sulle 6:30. «Svegliaci alle 6:30, George», dicemmo. George non rispose e avvicinandoci scoprimmo che dormiva già da un po'. Così piazzammo la vasca da bagno in modo che l'indomani, alzandosi, ci cascasse dentro e andammo a letto pure noi.